oggi. In occasione dell'anniversario della morte di Celestino V è stato messo in cantiere un ambizioso progetto cinematografico e teatrale, Celestino V, il Papa del Gran Rifiuto, ispirato al libro dello scrittore abruzzese Ignazio Silone, Avventura di un povero cristiano. Il progetto è stato presentato durante una conferenza stampa nella Saletta Mazzara dal consigliere comunale Daniele Del Monaco, presente il regista e ideatore del film Franco Mannella. Il film intende ripercorrere la vita di Pietro da Morrone sugli scenari della Maielle e del Morrone, da sempre legati alla vita del santo eremita. Il regista, dicevamo, nonché ideatore del progetto cinematografico, è l'attore Franco Mannella, abruzzese, e dicevamo anche regista. Durante la conferenza è stato proiettato un teaser del film che è ancora in fase di preparazione. Il Comune di Sulmona ha patrocinato il progetto, mirando a riscoprire una personalità che ha segnato profondamente il nostro territorio e la nostra cultura. Il film, inoltre, potrà essere un ottimo volano per mostrare e far conoscere i meravigliosi scenari del nostro territorio e la nostra grande cultura millenaria. Di aver parlato poco fa è stato l'ira. L'ira è un peccato. E ne sono pentito. Il personaggio, comunque, è veramente universale, Celestino V. Il personaggio, ritengo che sia un personaggio universale perché ha uno spessore morale enorme. Il teatro si regge sul conflitto e chi più di Pietro da Morrone ha vissuto un conflitto così grande, no? È quello di conciliare la chiesa spirituale con la chiesa secolare. Conciliare queste due cose è stato per lui impossibile e a un certo punto non ce l'ha fatta e ha rinunciato. È universale perché tutti probabilmente, rappresenta forse il dramma di ogni uomo, anche nel nostro quotidiano siamo schiacciati, no? E viviamo delle cose e poi cerchiamo di capire quanto comprometterci o quanto dire no o quanto soccombere o quanto rinunciare. Quindi in questo è una figura universale che poi grazie a un'operazione teatrale può essere reso ancora più universale, avere un respiro ancora più grande.